Eccoci qua, buonasera a tutti amici. Sapete che faccio video quando ho qualcosa da dire? Qualcosa da dire c'è. Finalmente mi sono appena messo la mia bella divisa ufficiale del 2019. Sistemiamo qui. E adesso mi raccomando ragazzi, innanzitutto ricordo di iscrivervi al canale. Ero abituato a fare i video in macchina e mi trovo abbastanza. A stare in piedi mi trovo a mio agio. Allora, vi ricordo di iscrivervi al canale, questa sera saremo nel live nel canale di Capoccia Rossonera per parlare del post partita della nazionale. Allora, detto questo, discorso di oggi, sapete che c'è stato questo appuntamento, questo incontro per parlare in maniera definitiva di questo stadio. Cardinale è venuto qua a Milano. Ormai sappiamo che Cardinale viene soltanto per le questioni di stadio, perché lui a tutti i costi vuole fare questo stadio. E da questo incontro è emerso che noi vogliamo a tutti i costi fare lo stadio alla Maura. Ora io dico, non sono bastati tutti questi comitati, catene umane, tutti questi poveretti, perché voglio dire. Cioè, io, questi qua non vogliono vedere nemmeno il progetto. Si parla di un investimento da oltre 1 miliardo di euro. Questi qua non vogliono vedere nemmeno il progetto, come dice Monguzzi, se non sbaglio si chiama. Io dico, questi qua. Io non so se viviamo ancora negli anni 50 a Milano, visto che Milano in teoria è la capitale d'Italia, economicamente parlando. Sia veramente molto 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 retrogradi, perché loro dicono ma avete San Siro, tenetevi San Siro, noi non vogliamo questi lavori, non vogliono questi lavori perché si parla di troppi anni di cantieri, di colate di cemento. Ma ragazzi, ma la Maura, voglio dire, ma dicono che è il polmone di Milano, ma è tutta una colata di cemento, è tutta una colata di cemento, intorno c'è il parco. Capirai, capirai. Cioè, e adesso Sala dice il Milan vuole andare a tutti i costi alla Maura. E io qua dico, la colpa è nostra. La colpa è nostra. Perché adesso, quando ci scommettete che gli ha dato tempo 2 settimane, il Cardinale gli ha detto entro 2 settimane mi dammi il progetto, dopodiché lo valutiamo e vediamo. Io allora penso che la SNAI quoterebbe la 1,05. Tra 2 settimane arriva il progetto di Cardinale. E iniziano. Questo non va bene. Forse l'aria verde è qualcosa di più, quindi questo non va bene. Questo non va bene. Questo non va bene. Ragazzi, Cardinale, Cardinale, la colpa non è neanche tua, la colpa è di chi ti deve dire qualcosa di come funziona in Italia. In Italia funziona così. Stavolta la colpa non è neanche tua, lo sai che ti ho insultato per tantissimo tempo, ti ho insultato. Stavolta la colpa non è neanche tua, la colpa è di quelli che ti dovrebbero dire come funziona in Italia. Se tu vuoi fare una cosa, questi qua non te la vogliono far fare, vai dove te la fanno fare, vacci, vacci, perché tra 2 settimane saremo punti a capo, questi non te lo fanno fare lo stadio, mettitelo in testa, fateglielo capire a questa persona, per favore. Con l'Inter non si può fare niente perché non hanno neanche soldi per comprarsi i vestiti. San Siro non si può ristrutturare. La Maura, ci sono quelli che vanno in giro a fare le catene umane perché no, noi non lo vogliamo, no, noi non lo vogliamo, non lo vogliamo, ma dai, ma che cos'è sta roba? Ma questa è l'Italia, oh, ma questa è l'Italia veramente, ma cos'è sta roba? Oh? Ma cos'è? Comitati, mica comitati, oh, siamo nel 2023, siamo. San Siro tiene Cindan, Cindan tiene San Siro. Basta, e basta adesso. Vai, per favore, Cardinale, io adesso non me la prendo neanche con te. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Perché andare in uno stadio nuovo, tutto di proprietà, ovviamente vuol dire rivedere il Milan, non avere paura di affrontare il Napoli nei quarti di finale di Champions. Cosa che, cioè, nel senso, io per primo non è che ho paura. Vedo il Napoli un po' più forte. Vedo il Napoli favorito. Io non sono quelli che pensano, sì, ma il blasone in Champions è diverso. La squadra è più forte. Andranno avanti loro. Insultatevi, credetemi. Cioè, nel senso, non, io dico sempre quello che penso. Non vengo qui a fare, a vendere il nulla. Però io dico, avere uno stadio di proprietà ci permetterebbe di non vedere più gente come Saelemaekers, gente come Ballo Touré,
Gente come Rebic, gente come Origi, gente come Gabbia, gente come Tatarusanu, gente come Bakayoko, posso andare avanti all'infinito, posso andare avanti. Con uno stadio nuovo noi questa gente qui non l'avremmo più. Non l'avremmo più. Quindi facciamo per favore, fai in fretta, cardinale, prendi, compra un'aria, fai vedere che sei un americano, che non sei l'unico americano povero. Fallo vedere, sgancia sti soldi, costruiscilo anche a Cinisello Balsamo, costruiscilo. Costruiscilo qua sotto casa mia, qui, qui. Guardate, qua. Costruiscilo lì. Lì costruiscilo. No, di fianco c'è un cimitero. Costruiscilo lì, per favore, ma costruiscilo. Per piacere. Fai vedere che sei americano, fallo vedere. Porca di quella puttana. Lasciamogli San Siro. Mi fa male il cuore anche a me lasciare San Siro. Non sapete quanto. Quanta vita ho vissuto dentro quello stadio. Però non se ne può più. Nel 2023 facciamo tutta questa fatica a costruire stadio. Ragazzi, ma veramente state facendo. Il Portogallo li ha fatti. L'Ucraina. Ragazzi, l'Ucraina. L'Ucraina. Ha fatto. Poverini, poi dopo hanno avuto la guerra. Hanno fatto degli stadi nuovi. L'Ucraina. L'Ucraina. L'Italia no, Milano no, Milano è impossibile fare stadi nuovi, lo sapete poi perché è il motivo, no? Ovviamente, perché poi dopo se perdi il Milan, praticamente l'Inter giocherebbe una volta ogni 2 settimane, quindi San Siro ogni settimana non sarebbe utilizzato, quindi saresti costretto a rivedere i tuoi costi, quindi sono soldi che a te in tasca non ti entrano, perché se il Milan va via, l'Inter gioca una volta ogni 2 settimane e tutto il resto della settimana io mi chiedo San Siro di che cosa cazzo te ne fai, quindi io lo so perché e posso anche capirlo. Il motivo per il quale non vuole fare un altro nuovo stadio. Io come si dice? Non riesco a capire come non possano capire questa roba qui gli altri. Cioè, San Siro lo sappiamo perché non lo voglio costruire. Lo sappiamo perché perde soldi il comune. Il comune perde soldi perché è uno stadio comunale. Il Milan e l'Inter pagano ogni volta l'affitto. Rimarrebbe soltanto l'Inter, quindi devi abbassare i costi automaticamente. E quindi su 14 giorni, 12 giorni San Siro rimarrebbe spento, con tutti i costi di manutenzione, il giardinaggio, le luci, e chi più ne ha più ne metta. Quindi io lo capisco, però è arrivata anche l'ora di tagliare questo cordone. Dovremmo andare a Sesto, pazienza, saremo la squadra di Sesto San Giovanni, tanto è comunque provincia di Milano. Ma per favore facciamo qualcosa al più presto, al più presto, al più presto. Al più presto, perché non voglio arrivare ai quarti di finale e sperare di riuscire ad andare in semifinale. Capisci? Capite cosa voglio dire? Cioè, io penso di essermi spiegato abbastanza bene. Niente, ragazzi, il video breve di oggi finisce qua. Io non ho più parole. Cioè, ogni volta, questo penso sia il terzo o quarto video che faccio sullo stadio. Sono esausto, credetemi, sono esausto. Anche perché, cioè, se tu vuoi continuare questo progetto, cioè non è che in 2 giorni si costruisce uno stadio, non siamo in Cina. Lo stadio penso che ci vogliono 3-4 anni, proprio stando di manica larga. 3-4 anni. Siamo nel 2023 appena iniziato, io dico nel 2027 sono 4 anni, raga, 4 anni calcisticamente parlando è una vita, è una vita. E dobbiamo andare avanti noi così. No. Che abbiamo 35-40 milioni di euro sul mercato. E poi rischiando anche di fallire come abbiamo fatto con De Ketteler. No, io così non ci voglio più arrivare. Per favore, cardinale. Cardinale, io sono disposto veramente a rimangiarmi tutto quello che ti ho detto da sempre. Sono disposto veramente a rimangiarmi tutto. Però fai qualcosa. Non aspettarle queste 2 settimane. Non le aspettare, perché tanto lo sappiamo dove si va a finire. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete mi piace, condividete. Un bacio, ci vediamo dopo in live da Capoccia Rossonera. Ciao a tutti.